Continua. Oh, ragazzi, ora si sparacchia. Ora si sparacchia. Pesissimo. Pesissimo. Ora si sparacchia. Residenza, ma che è? La ragazza. La ragazza. Per questo sostenga la causa sua e della sua gente, non va sparso sangue. Cosa ti aspettavi che facessero quel po' di sneaker? Perché sono qui e ci sono delle cose da raccogliere che non sono state salvate? Calma, questa musica mi ha rotto, scusate. Eh no, hai rotto veramente le balle, Dio, sta musica. Scusate. Basta. Avanti, avanti! Io non mi ricordo. Non mi ricordo dove sono. Mamma, sti violini. Ah, dobbiamo ancora... Lui, quello che cercano. Scappa. Ti stanno cercando. Lo dobbiamo... Polizia, ci serve il vostro aiuto. Cioè, sono qui. Abbassa la voce. Vabbè, allora scusa, ci avete tradito. Dobbiamo rifare, ma dai. Che autosave del cacchio. Va bene, andiamo avanti. Ma forse non lo dobbiamo, forse no, ragazzi. Non sto capendo se mi stanno per arrivare addosso oppure no. Oh no, 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 ho sprecato, vabbè. Senti, vuoi spararmi? Sparami. Non riesco a capire cosa è stato salvato e cosa no. Basta, sigarette. Mi sto pimpando sempre sti violini di tensione. Ma quindi l'ha salvati gli ammazzamenti, sì. La sei cercata! Ma il trigger è nel bagno, cioè... Ma te la sei cercata, ma... Te ne pentirai! Però ste cose le avevamo già ravanate. Oh, raga, andiamo avanti. Io però ho il dubbio... Ho sbagliato. Ma che cacchio. Cacchio, cacchio. Ma chi? Tu. Cazzarola. Quindi adesso sta per arrivare quel boss e abbiamo finito tutto. Boss, mid boss, sono... Ah, mi sono anche bloccato. Ma accidenti. Ma è possibile che tutti vogliono il mio male? Brucia! Te la sei data in faccia, mi sa. Mi sa che ti sei buggato. Mi sa che ti sei proprio buggato, baby. Non più. Ah, dovrei usare di più l'attacco a mano, maledizione. Signori, il falso pastore si aggira per le strade della nostra bella città. Meno male che sto trovando Strica. La vergogna di permettere alle vostre mogli e figlie di cadere preda dei suoi intrighi? Oppure agirete? Agite per le vostre. Abbiamo dovuto rifare. Agite per il profeta. No, non ho giocato Fallout. Non ho mai giocato un Fallout in tutta la mia vita. Mai, neanche acceso, proprio Fallout e mi è scappato. Allora, io vorrei uscire, ma in realtà vorrei uscire dall'altra parte. Scusate se sto un pochino cazzeggiando in modo nauseante, ma... Io non ho capito se questi ci hanno tradito o meno. Guardando... Io questo volevo. Prepararsi. Ma qui c'è qualcuno, scusa, c'è qualcuno che mi vuole ammazzare qui. Fatene un esempio. Ragazzi, il gioco è rimasto come quello del 2007 con le voci comunque, cioè... Ragazzi, qua sei nel 2013, non voglio sentirmi dire, penso che era il 2013, cioè il 2013 non è preistoria. Ragazzi, sta roba è imbarazzante. Sta roba è imbarazzante. Questa è una torretta. Andare di qua.
cazzo, no? Cioè l'audio di sto gioco, voglio dire che siano brutte musiche, non intendo questo. L'audio di sto gioco mi sta mettendo in imbarazzo. E ora la spacco dopo averla conquistata. Ah, non posso danneggiare i miei alleati. Vabbè, per ora i miei alleati, va bene così. Come sono corto con la mitragliatrice. Ho bisogno di tutto. E non è più un alleato. Che bel momento di sport, vero? Ma che cazzo? Vedi come cazzo la gestisco? Ah, ti vengo in faccia, cosa devo fare? E dai, distruggi la PD. Ma sono tremende queste mitragliatrici. Sono forti. Questo voglio dire. Ok. Questo è il proseguire, questo è chiaramente il proseguire. Dopo. Diamoci un'occhiata in giro. Ho bisogno di raccogliere tutto quello che trovo. Se non altro devo dire che la sfida c'è, oddio, non magari una cosa... Sappiamo che Bioshock non è così massacrante, però la sfida qui è stata costituita dal fatto che non aveva assolutamente salvato. Un cazzo. No. Voxafono. Comstock passò presso il carro all'alba. Oh? Era trasfigurato dai miei scalpi. Mi chiese di quelli bianchi. Risposi: beh, signore, se la preda vive nella giungla e si accoppia coi colori locali, perché andare per il sottile? Nessuna risata. Quindi, o non ha mai visto qualcuno assumere i costumi locali, o ne ha visti troppi. Abbiamo capito. Comunque sia, ora mi ha incaricato di cacciare Daisy Fitzroy. Ah. Spero non si aspetti che gliela impagli. Comunque l'avevamo visto prima, quando c'era il discorso della palletta numero 77. L'avevamo ben visto che non c'era solo uno schiavo, una schiava nera, c'era anche un bianco. Quindi qua non è un paese per democratici, ma per repubblicani. Sto facendo cazzate. No, per caso. Come per caso, Kaiser? No. Allora. Come siamo messi? Io ho bisogno di... full sali. Ho fatto la cazzo. Boh, più o meno. Le munizioni pistola, munizioni mitragliatrice. Buono. Che il medico non ne ho bisogno. Benissimo. Siamo maxati. Alla fine non è stata una tragedia. Andiamo qui. Come state? Come state? Tutto bene? Scusate, è chiaro che... Danger, pericolo da tutte le parti, da tutti i fronti. Dobbiamo sempre essere allerta. Gli stereotipi del totalitario contro la piaga dei Vox. I Vox Populi. Che sono i ribelli, più o meno, forse. Qualcosa del genere, va bene. Veramente cortini, questi film, ma non c'è problema. Monete importanti, tutto importante, eh. Purtroppo è un gioco dove ravanare si ravana. Cioè non ci facciamo dei problemi a ravanare. Adesso però possiamo andare avanti. E vi dico di più. Possiamo anche provare ad andare avanti di mitra. E abbiamo il fuoco. Ma in realtà forse preferisco iniziare un combattimento con la conquista del cuore di qualcuno. Comstock fight the Serpent of Nations. Serpente delle nazioni. Che precludono, scusate, la libertà del suo fare i cazzi suoi, una cosa del genere. Ok. Ma che è Bloodborne? Cioè, nel senso, che cazzo sta per succedere? Questa è una pre-boss fight. Questa è una pre-boss fight. Io spero che il gioco abbia fatto un save. Ora non sono più Order of the Raven. L'ordine del corvo. John Wilkins Booth. Ok. Audemus patria nostra defenderes. Osiamo difendere la nostra pana, cosa così.
Ne sono cadute le monete da... Canti. Un corvaccio. Poverino, perché? Un portafogli. Molto bene. Siamo proprio dei ladruncoli, eh. Ok, questo è un refill che è buono a sapersi. So cazzi adesso. PD. Ma Dio! Madonna, sti violini, che palle, sinceramente. Sentiamo, è proprio lui, eh? E quando l'angelo Columbia diede ai fondatori gli strumenti per costruire il nuovo Eden, lo fecero senza esitazione. Per 85 anni prepararono la via del Signore. La via del Ma Signore. Quando venne il grande apostata, portò con sé la guerra e i campi dell'Eden si impregnarono del sangue di fratelli. L'unica emancipazione che aveva da offrire era la morte. E adesso torno indietro a prendere quella bazza. Mi piace iniziare con questo vigore qua. Guardate, un diavolo a cui il nostro spara. Rappresenta la nazione degli Stati Uniti, da cui loro, l'ordine del Raven, si ribellano, tipo. E gli rubo i soldi. Nel dubbio. Nel dubbio, Ravana. Ehi. Sensazione di perdermi particolari, PD. Ok. Ok. Buono, bello. Siamo full. Però qui avremo un refill. E questo? Questo è un corvo che non ce l'ha fatta. È un coniglio scorticato. Che sarà una usanza, amici. Amici del club del corvo. E anche qua. Qua è sangue rappreso da un bel po' di tempo. Ma se non ci fossero ste bottiglie, sarei più felice. E soprattutto, dove cazzo devo andare? Forse qui c'è qualcosa? Sto cazzeggiando. Allora, qui è una... questa è una porta? No. Devo andare di qua? Forse devo andare di qua? Mi sono perso. È Lincoln? Ah, è Lincoln rappresentato come diavolo. Geniale. Cioè, geniale. Cioè, didascalico. E in realtà sarebbe stato, se ci pensate, più... avrebbe comunicato meglio... Beh, non è vero, perché comunque mi vogliono comunicare un estremismo, anche una cretinaggine, quindi va bene. Di qua. Dove cazzo devo andare? Ha imposto fine a se stesso. Le scale! Grazie. Non le ho viste. Madonna. Le scale sono qui, yes. Stavo per droppare. Corvi ovunque! Guano o cera di Dark Souls 3? O la cera di Dark Souls 3 era guano? Gag che sicuramente abbiamo fatto in live. Allora. Vabbè, sta arrivando un boss, ragazzi. Allora forse parto così. Boh. E così il profeta ci condusse a Pechino, dove dimostrammo alla Sodoma sotto di noi la vera missione che i fondatori ci avevano dato. E quando i mandarini... Preparati! Cazzo! Io questo voglio, PD! Ma chi è che mi spara? Ma io questo... Ragazzi, ho un problema in questo gioco. Ma chi... Cioè, capire chi mi spara è sempre la cosa più difficile. Ah,
Ah, dai, cazzo, muoviti, merda. Ma si incastra, è lento come la merda sto stronzo. Ok. Dai, vieni, mo. Ah, vaffanculo. Vieni qua. Stanatelo! Continuate a sparare! Sono io che stano voi! No, ho sbagliato tasto! Che credi che spreco! Che spreco, stupido! Uff, non è... È tutto incastroso, è tutto... Una fatica a muovere sto stronzo. Dove correre sempre? Dove cazzo sei? Dollari. PD. Ravana, se ravanassi in automa, fatelo più arcade. Fatemi raccogliere la roba in automatico. Madonna, ho sparato a tutto tranne che a lui. No! Infusione di salute, aumenta la salute massima. Lo accetto. Lo accetto con gioia. Bella lì, ci voleva. Adesso... Sai mai se abbiamo finito o non finito? Probabilmente sì. Non c'era un boss, era solo un club di stronzi. Il club degli stronzi. Beh, d'altra parte, devono avere anche loro il loro. Da cosa esattamente ha emancipato i negri il grande emancipatore? Che sarà Lincoln, no? Dal pane quotidiano. Dalla nobiltà di un lavoro onesto. Dai ricchi mecenati che li sostenevano dalla culla alla tomba. Un po' facilotta. Dai vestiti e dall'alloggio. E cosa hanno fatto della propria libertà? Basta andare a Finkton per scoprirlo. Nessun animale nasce libero, eccezion fatta per l'uomo bianco. Ed è nostra responsabilità occuparci del resto del creato. Ma non lo so, forse è per bambini sto gioco, ragazzi. Chi ha scritto sti testi? Vabbè. Io sto lavorando così, guardo, qui abbiamo un Forgotten Country con un George Washington, i 10 comandamenti, e guardate i messicani, i neri, i cinesi, tutti che sono felici perché i bianchi sono superiori, Wisdom e Fate, saggezza, fede, difesa, scoperta. Abbiamo aggiunto fede rispetto al solito, ora noi andremo, non preoccupatevi. Vi leggo? Sì, è un po' scolas, madonna, cioè, boh. Ah, Fura. Da ste parti c'è la chiave famosa. Sarebbe molto figo trovarla. Ehi, tipo. Le missioni opzionali, prova a rivisitare i posti dove sei già stato. Ma c'è... Ma roba che devo tornare indietro adesso? No, il gioco mi sta divertendo, cioè c'è sfida, è divertente. E devo tornare indietro adesso? O ci tornerò indietro comunque? Ditemelo, ragazzi, però non voglio farmi un backtracking urendo. Bam, lo faccio, sarà un pimp. Mi ha voglia di piangere, ma lo faccio. Madonna, ma è una merda sta cosa, veramente c'è un backtracking di questo genere? Ma chi è che ha avuto questi? Ma perché un'idea del genere? Quant'è questo gioco? 10 su 10. Ma dove cazzo siamo venuti di qua? Ma perché una cosa simile? What? Addirittura con i nemici che sono tornati? Io questo nel dubbio l'ho ammazzato, PD! Dai, non ci posso credere. Pure sbagliato. Questo è il suonino che abbiamo finito. Ok. Vabbè. Era un piccolo gruppo di stronzi. Se non altro ci ha intrattenuti. Dove cazzo siamo arrivati? Di qua. Dove stava la bazza? Fatelo ricordare anche. Ok. Ma è una gag. Ma really?
E poi sta cazzo di voce, dove sei? Dove sei, baby? Muori. Ma muori tu? Com'è là questa? Attaccati al cazzo. Era qui? Non mi ricordo una fava, ragazzi. Ma qui non c'è assolutamente nulla. Dov'è la prossima? Dai, dov'è la prossima baza? Uffa. Ah, sì. È di qua, no? Siamo nella zona... Siamo nel... Beh, un pochino... Sì, mi vorrei godere la storia, ma un pochino mi vorrei pimpare, perché comunque ci sta. Però non mi ricordo assolutamente dove fosse... Però la casa è questa, la casa... La casa è questa assoluta, eccoci qua. Ok. Ah, ma potevo scegliere! Che cretino! Che cretino! Vabbè, ora lo so. Vabbè, più salute non fa schifo, però vabbè. Che stolto! Ora, ritorniamo da dove siamo venuti. Ok, siamo andati di qua. In teoria siamo in questo momento minacciati da nemici, che non vediamo. Andiamo da questa parte. Mi sembra. Sì, poi andiamo di là. Da un punto di vista del design, che idea è farti fare sta sbattuta? Cioè, che senso ha? Ma abbiamo giocato lì era automata, dai. Andiamo. Ah! Vi dico una cosa che mi è venuta in mente. AD sulla mano. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire Agnus Dei. Noi siamo l'agnello di Dio. Cooking Cuts, Lilt, Nazi Vegan Heidi è nostro padre. E sua moglie è nostra madre. E non è morta davvero. Ci scommettete che la ritroviamo? Questa è la mia scommessa. Poi magari no. Magari ho detto la cazzata. Però noi siamo l'agnello di Dio. Dobbiamo essere sacrificati. Non me lo sono inventato. Però AD, se ci pensate, Agnus Dei. Dobbiamo andare di qua? Siamo già andati di qua? Sì? Abbiamo già fatto questa gag? E... Siamo venuti qui? E dobbiamo andare di qua? Ok. Bruttissima questa situation. Tu sei full, ovviamente. Ma facciamo così. Dopo l'una di questo pomeriggio, il furfante, secondo molti appartenenti ai Vox Populi, ha scatenato la sua terribile... È vero, comunque. I guai sono iniziati all'improvviso. Gonfio di rabbia e animato da cattive intenzioni, l'anarchico ha volutamente ferito diversi pacificatori di Columbia, per poi armarsi e sparare contro un gruppo di virtuosi partecipanti alla fiera. Al momento è ritenuto responsabile di aver causato la morte di almeno 8 colombiani timorati di Dio. È da considerarsi molto pericoloso e con intenzioni malvagie. O forse siamo Anthony Davis. E imploriamo di non sfidare la sorte affrontandolo senza l'aiuto della polizia di Columbia. E ora torniamo alla musica. Ciao. Ok. Ci odiano, vogliono ucciderci. È una cosa che avevo subodorato. Era un'ipotesi. Da vagliare. Ok, andiamo di qua. Ho detto una cazzata. Vabbè, ho sentito, mi sembrava una figata. Ah, prima pulsante, via. L'altra ipotesi è Anthony Davis. AD. Non sta succedendo granché. No, invece sì. Ehi, pronti a fare fuoco. Ehi, cosa c'è qui? Audemus, patria nostra, defendo. Ok. Maledetti. Nazionalisti e bigotti. Proteggiamo la nostra... E razzisti. Ok. Mamma mia, cioè però... Cioè, ti dico, ovviamente sono valori che non condivido. Ma cazzo, cioè, mi aggiungi un altro stereotipo. Un po' nazisti. Non ho visto la svastica. Ecco, mi manca la svastica. Eh sì. E munizione. Bello. È molto, molto utile questa cosa. Ovviamente. Prova gli articoli di domani. Facessi lo splendido. Non me la sento. Devo dire un'ottima mitragliatrice da usare. Guardate la mano, figo.
Cioè, questa mitragliatrice è molto. Non ha tutto quel rinculo, insomma, è molto più amichevole. Ecco, c'è un passaggio segreto. Ci pensiamo dopo. È molto più amichevole di quella dell'altro. Qua abbiamo un film da vedere, eh. Qua ho speso dei soldi inutilmente. Ma posso anche fare su dei soldi. Yeah! Sprechiamo l'infinito. PD, pensavo non la raccogliesse, ma sono un cretino, perché era ovvio. Sì. Comstock, Phrenological, ah sì, ovviamente c'è un po' di Lombroso, le razze, tutte ste puttanate antiscientifiche, sì. Qua si tratta comunque dei nativi americani. Va bene, è tutto così? Sì. I film sono brevi, è un mondo con i film brevi. Buzz di lore, sì. Dolce madre di Columbia. Dolce madre. Perché adoriamo tre simboli in tua memoria? Adoriamo la spada, affinché possiamo vendicarti. Perché mi ha messo un negozio prima di tutti i refill possibili? Affinché possiamo ricoprire d'occhi la città. Adoriamo la bara, perché simbolizza il peso del nostro fallimento. Adoriamo la bara. Vabbè, sarà un piacere ammazzarli tutti, questo non c'è dubbio. Allora, mi sembra che l'andare avanti sia questo, quindi il passaggio segreto è una baza. No, non l'ho visto, Valzer, mi dispiace, scusami. Certo, Fura, non esistevano i lungometraggi. Beh, oddio, se siamo nel 1912, qualcosa di più lungo di questo esisteva ancora. Guarda l'equipaggiamento. Pantaloni, ricarica. Saltando su e giù le armi. Simpatica, non una cosa che ci... Simpatica. Devo fare da qui, quindi. In sto gioco c'è un menu che io non sto capendo. Comunque, vabbè. Salute. Ma perché tutti sti refill dopo? Vabbè. Qua hanno torturato qualcuno. Soldi male non fanno. Ok. Molto shooter. Cioè, sto vivendo questo gioco molto come uno shooter. Cioè, vi dico la verità. Ora, io non ho assolutamente niente contro i first person shooter. Anzi. Però, cioè, lo sto vivendo come uno sparatutto. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Cristo. Quindi ora si spara. Appunto. Facciamo una conquista, poi. Cioè. Prossimo pimp. E Christian De Sica. Cristina. Furisu. Vabbè, lui era il primo tizio. Il primo zelota, che sarà il prossimo boss. Ancora un refill. Questo lo lasciamo lì. C'è anche un refill di salute. E lì altri torturati. E dammi l'interazione, no? Che ti volevo spegnere. Quando hai equipaggiato il bacio del diavolo, tieni premuto per creare una trappola. Se il gioco me lo sta dicendo, un motivo ci sarà. Lady, fammi superare la tua prova! Ah! Chris, lo sto facendo! Non ti vedo, vecchio. Io ammazzate, ti prendo. Torna qui! Non voglio venderla ancora! Tutti quei refill di troppo? Tutti quei refill di troppo? Non li voglio. No, non ci sono più, me li sono sognati, PD. Ah, li ho sprecati! Bella. Bella idea. Ottimo. Allora... Ah, come l'ho giocato male, vabbè, chi se ne frega. Fatti vedere. Dai, fai il simpa, dai che ti buggo come in Dark Souls. Sei morto?
Baby? Ok. Questo cos'è? Un nuovo tipo di vigor. Ok, un nuovo tipo di vigor, ottimo. Ottimo. Bene. È un vigor... Corvi assassini. Ah, posso spararli. Ok, ok, ok. Eh sì, ho decisamente. Ho equipaggiato decisamente il potere sbagliato. Prima. Ok. Claro, claro. Assomiglia un pochino alle api. Ok, beh, carino, carino. È bello che tutti e due si possono usare come, come trappole. Ehi! Figurati se non c'è subito l'occasione di usarlo. Anche se, io devo dire la verità, sono innamorato di questo potere. Lo amo. Rapidi! Ho sparato poteri come se fosse lo scontro più difficile della vita. Ma va bene, diciamo che questo ci fa gioco. Ok, ok, ok. Ma è Buck di Piero Angela. Era lui. Sì. Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Ok. Io adoro questo potere. Scusate, ma vado matto per il conquistarli. È talmente efficace. Ma in realtà non serve. In realtà non ci ho mai combinato un cazzo. Mi piace solo. Hey. E tu? Altro equipaggiamento. Cappello. 70% del corpo a corpo si incendi. Wow. Io li sto indossando sti cosi? O li sto solo raccogliendo? Me lo fate? Ah, select! Grazie. Obiettivi, vai a monumentale. Oh, c'era tutto un mondo. Sono effettivamente equipaggiati. Abbiamo pimpato la salute, dovevamo pimpare il blu. Sono un imbecille. Anche la difesa non è brutta, vabbè. Ah, questi sono i pimpini, ma non c'è niente da fare. E questi sono i vigor che abbiamo adesso, migliorabile, ma non è il momento. E, tra l'altro lei, la becchiera, ma lei sarà la tipa, no? Voxafoni da riascoltare, grazie mille per chi mi ha detto che era abbastanza ovvio premere select, ma il falso profeta, deve un aiuto. Questo anarchico, o è un nano mulatto, oppure un francese a cui manca l'occhio sinistro, non più alto di 1,45 m. Questa forse è una cheat di qualche tipo. Ok. Non c'è respiro, è tutto un vai avanti sparato. Da quella stazione arrivo a Monument Island. Ok, va bene, facciamolo. Attaccati, cazzo. Vieni. Posso sparare dei corvi in faccia a qualcuno? Ah, di là. Quella è la stazione. Stazione per monumentale, direi che è piuttosto visibile la cosa, ma ovviamente. Ora si esplora qui. Le ambientazioni non sono assolutamente male, eh. Però. Rapture era un'altra cosa, ragazzi. Ma anche perché guardate che ci stanno tradendo. È più dispersivo questo. Cioè, non lo so, è un strano ibrido. Blu. No, verdi. Non me lo ricordo. Ma no, aspetta. Erano più grandi di così. Strabici. Ok, si ricorda il colore dei capelli. Forse non parlano di me. Rossi e ricci. Mi sembrava irlandese.
Ha funzionato. Oh, ma madonna. Cioè, era a culo e abbiamo avuto culo. Sottoterra. La musica. Volevo esaminare la scrivania? Fammi esaminare. Voglio esaminare la... Sono spariti i cadaveri. Boh, vabbè, non c'è un cazzo. Lei pure è sparita. Hanno dei poteri che non vanno sottovalutati. Tipo sparire nel nulla. Qui bello. Ma qui bello te lo dico io. Che ho visto che andate giù bene. E più sono grossi. Vabbè che voi non siete grossi. Non vedevo l'ora. Guarda come ti sottovaluto. Mi preferisco prendere i tuoi proiettili che altro. Ok, tu mi stavi tradendo, baby. Verde. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire se è verde? Ah no, forse che... No, ok, cioè... È una civile, ovviamente. No, non intendo ucciderla. Vabbè, siamo venuti a fare questa gag. Mi aspettavo un pimp. Forse il pimp, ragazzi. Forse il pimp. No, l'ho fatto veramente. Ok. E quindi no, dai. Beh, tutto qui. Beh, quindi l'abbiamo fatto. Questa zona era sta balza qua. Perfetto, è fatta. No, non ho esplorato un cazzo. Ah no, io sono arrivato da lì. È fatto. Mi sarò perso qualcosa. Ma non ho visto passaggi segreti né robe. Sì, era solo una gag, a posto. Attacca per il cazzo. Non potrò che dirlo ogni volta. Yeah. Morirai qui. Sono finiti, cioè c'è ancora sto pathos, ma sono finiti perché ha fatto zoom 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 zoom. Ehi, questo è rosso. Come dire, ne hai molto bisogno, tipo, quello è il senso. Ok, cass. Ragazzi, ma lo sapevate che se non lasciavate in giro così tanti dollari, magari la vincevate questa guerra? Così tante banane ancora perfettamente commestibili che curano la salute. Ok. Facciamolo. Ah, siamo a un passaggio fatto. Direi che quest'area è stata fatta. Sì, i punti sono un po' una gag. Ok, conscious gamer, ok. Incarcerati per la vostra sicurezza. Qua iniziamo a ragionare. Ride the gondola to Monument Island closed. Ve lo dico io che... vediamo. Vediamo. Fai in modo che carave... Sì? Questi sono i pimp, ma costano! È bellissima sta cosa! Bello! Madonna, bellissimo pimparli, però non abbiamo assolutamente soldi. E tra l'altro... munizioni mitragliatrice, anche non siamo al massimo. Beh, speriamo di trovare degli altri, di venire di Vigor. O Vigor, aspetta per fare la gag di... Fuori dove posso... Pensavo di stare usando l'altro, ma va bene lo stesso. Ha detto in inglese, ha detto pari. Ha detto... sbaglio? Ah,
Quanti colpi che mi costate però, ragazze. Sinceramente, tanti. Fatene un esempio. Ora no! Ah, PC! PC, ho detto PC, ho cambiato. Sono tornato indietro nella storia politica. Che due maroni. Considerando che c'è una mitraglietta, voglio che siate voi a venire qui. Sapete che mi sono rotto le balle di usare la mitragliatrice per ogni cosa? Ma piti! No, è una merda, è una merda. Sì, tipo, se non miro è una merda, sì. Ah, che soddisfazione. Io già che gli ero arrivato in corpo a corpo, Potevo usare... Ma dai, sempre funziona! Ma che figa è! Ma devi morire, però! Le mazzate che mi hai dato! Ma se siete grossi! Vieni qua! Muori! Cosa serve darti fuoco? Cioè, serve un fuoco che corrode? Se non muori. Va bene? Ok, beh, sì, serve sempre del blu. Là ovviamente sappiamo, sappiamo. Ottime le munizioni, sappiamo che c'è. La cattiveria. A sto punto io la devo affrontare sempre così. La vaffanculo! No, a sto punto io. Dov'è il fuoco? Perché? Ah, tengo premuto. Ok. No. Dolce madre di Columbia. Perché adoriamo... Ho capito, ti fai il set. Fuoco o corvi? In questo caso... Memoria. Adoriamo la spada affinché possiamo vendicarti. Adoriamo il corvo affinché possiamo ricoprire d'occhi la città. Così. Adoriamo la bara perché simbolizza il... Simbolizza sto peso del nostro fallimento. Dopo Ravano anche la cosa lì, questo è sempre utile. Ehi, che sta... Ok. Stavo pensando se c'è roba qui. Ah, poi mi posso fillare, Posso andare al negozio a fillarmi. Credo di avere delle possibilità interessanti. Adesso vediamo. Ok. Fuck. Va bene, torno al negozio. Tipo per mezzo proiettile. Boh, facciamolo tanto. Sì, ci sta. Ci sta o non ci sta? Ah, non sono... Vabbè. Giusto perché volevo sprecare soldi. Che in realtà sono importantissimi, l'abbiamo capito. Va bene. Questo sembra meno importante. E infatti... Bazze. Ora non mi servi più. La banana. Oh, ma mettimi delle bazzine serie, però. Ma se probabilmente se stessi giocando difficile non starei dicendo ciò. Ok. Grazie il Tosa, grazie del supporto. Va bene così. La strada, vediamo se c'era un analogo, no? Ok.
Eh sì, va bene. Ed è invidioso. Ma davvero mi metti gli stessi negozi? Dollar Bill è sempre lui. Gli stessi negozi a un metro di distanza. Ok, è tutto un attaccarsi al cats, ok? Perché la gondola non partirà. Questa è la gag. Ci dispiace comunicarle che l'accesso a Monument Island è interdetto. Deve uscire. Sparate. Gli operai devono raggiungere l'isola tramite la skyline. Skyline, eh? Mettimi le cose su cui sono arrivati gli sbirri prima, alla lotteria. Sì, sì, l'hai già fatto 100.000 volte. Attaccati. Ah, sono in control? Abbiamo un problema. Mi sono attaccato alla rovescia. La linea porta a Monument Island. Proviamo. Come facciamo? Capito. Urca, wow! Figo! Vedi? Wow! Non farmi sparare in questa situazione terribile. Figurati. Inseguitelo! Dovevo ammazzarlo! Oh, PD! Ok. Perché qua ci sono delle bazzine. Cioè, l'obiettivo... Cioè, questo è un piccolo intermezzo che si poteva skippare, ma col cazzo te lo skippo. Pimp, yes! E questo è un pimp figo. Grazie, baby. Molto bene. Non voglio l'alcol, voglio solo i soldi. Dio, devo fare il dribbling. Madonna, si è aumentato di niente, però. Di niente. Ah, posso... Ok, posso rallentare. Figo, direi che l'obiettivo è quello là e basta. Fuoco a volontà, ma vai a zappare la terra, maledetto. Ma no, lì è da dove siamo partiti, così sì. Ok, quindi qui stiamo andando. Arrenditi! No, ti volevo uccidere! Peso. Ottimo. No, ho sbagliato tasto. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Pioggia per 40 giorni e 40 notti e non lasciò vivere niente che camminasse. Vedete, amici miei, anche Dio ha diritto di rifare le cose. E cos'è Columbia se non un'altra arca per altri tempi? Qua c'è un interagibile, che devo fare? Vente bene. Trovo modo per arrivare di mezzo. Il modo sarà tirare la leva. Ok, ci sono. L'uovo sulla terra, esatto. 3-2-1. Sono stanco. Si sarà nascosto. Dai. Meglio cominciare a buttare giù porte. Io non butto giù nessuna porta. Sai che tipo di gente vive. Bella mira. L'ho bloccato. Beh, però funziona. Puoi proprio scazzarlo il colpo che colpisce lo stesso. Aia. Tiratelo via dal riparo.
Ah, ma siete ovunque! Non avevo assolutamente capito. Ottimo. C'è un'altra skyline più in alto. Se riuscissi a salire un po', probabilmente sì, potrei raggiungerla. Molto bene. Presto sarà finita. Ah, non c'è dubbio. Dove diavolo siete? Ci ho detto PD. Ah, il pathos, dove sei? Posso sapere dov'è il nostro avversario? Chi è che sta blaterando? Questa è la grande domanda. Dove sei? Sei nelle mie orecchie, sei a un centimetro da me. Dove sei? Dove sei? Sparami, ti prego. È sopra, però potrebbe anche spararmi. Come ci torno io sopra? Mi si diceva di salire, e lì ci sono le bazzine. Facciamolo, mettiamoci il cazzo. Andiamo, chiudetelo in trappola! È corso via! Ok, si sono calmati. Quindi abbiamo fatto una baza, ma ora devo fare una cosa. Perché non sono convinto che sia tutto qui. Se io mi aggancio qua, ho altre opzioni? La risposta è sì, ma quindi ovviamente finiamo qui. Ok, quindi lì è l'andare avanti, va bene. Loro sono finiti, quindi qua è soltanto un raccogliere buzz. All'attacco! Non è che poi facciano tanti danni, eh? È un po' basso il nostro Booker. E vabbè, lui qua ti fa capire che prosegui, se poteva fare anche da sotto. Ok, 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 ok. Sì, lo stannano, più che altro. Sì, 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 no, non è male. Non è magari da usare con nemici un po' più grossi, forse. E siccome... mi sta facendo impazzire, lo dico la verità. No, vabbè. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò il cuore. Dio l'uomo sulla terra, mea culpa, ragazzi. Pioggia per 40 giorni e 40 notti. E non lasciò vivere niente che camminasse. Vedete, amici miei? Anche Dio ha diritto di fermatevi! Fermatevi! Non posso! Altri tempi. No! Ho veramente fatto una cazzata simile. Ah, stanno pregando! Washington, ma io li voglio uccidere. Ascolta la mia preghiera. Sono stato piuttosto crudele, lo confesso. Erano amici, no? Erano soldati, sono miei nemici. Mi voglio... cioè... piace. Pensavo fossero cattivi. No, peso. Vabbè. Mi spiace, ragazzi. Vaporizzati, ma le loro armi. Però scusate, non posso dire sti cazzi. Ah, sprecato, ne bastava uno. Pazzesco. Salire sul tetto e prendere quella skyline per Monument Island. E ben. Ma so cazzi, quindi. Ma so cazzi. Aspettate, esploriamo. So perché sei venuto, falso pastore. Fatti. Vedo ogni peccato che macchia la tua anima. Wounded Knee. La Pinkerton. Il bere, il gioco d'azzardo. Il bere, il gioco d'azzardo. E ovviamente... Anna. E ora, per ripagare un debito, sei qui per il mio agnello.
Allora lei. Ma non tutti i debiti si possono ripagare. Booker. Non mi conosci, amico. La profezia è il mio mestiere, DeWitt. Come il sangue è il tuo. Sai perché questi uomini morirebbero per me? Perché ho visto il loro futuro nella gloria e quindi sono soddisfatti. Cosa ti ha portato a Columbia, Booker? Portaci la ragazza e cancelleremo il debito? Finirà nel sangue, DeWitt. Ma a pensarci bene, finisce sempre così con te, no? Sempre nel sangue. Gesù. Ok, devo tirare la leva. Ma vi dico la verità, sono un po' cotto. Ieri ho avuto una giornata massacrante. E quindi mi fermo qua, ragazzuoli. Spero che sia corrisponda a un save. Vero, Treasure? Wow. Ho dato tutto. Sì, assolutamente, Conscious Gamer, cioè, siamo a bordo. Stiamo ballando, balliamo. Tanto sarà lungo come l'altro. Giusto. La storia non è neanche iniziata. Ottimo. Va bene. Vabbè, ragazzi, oggi è mercoledì, domani alle 16 si riparte da qui. Grazie mille. È stato un piacere. Ci vediamo domani. Ciao, ragazzi.